Le fonti HR TV Week, i nostri focus tematici dedicati proprio ad argomenti cruciali, importanti, fondamentali, in primo piano potrei usare tantissime espressioni in questo momento, sempre collegati al coronavirus e alla rimodulazione del lavoro, del business da parte di tutti noi, la rimodulazione della quotidianità, per dirlo in modo più banale, che riguarda ancora più persone. Insomma, ad ampio raggio dobbiamo cercare di capire come guardare al futuro. E allora la nostra TV Week è dedicata a questo. Dal sito Le Fonti.tv potete avere tutte le informazioni relative alle nostre settimane monotematiche, con inserimenti di tavole rotonde e inserimenti di ospiti che possono parlarne. Questa appunto è cominciata lunedì, continuerà fino a venerdì. Nella sezione eventi leggiamo insieme da dove si parte. The new way of working, cioè un nuovo modo di lavorare, quello che dicevo poco fa. L'emergenza Covid e il periodo di lockdown hanno portato a conseguenze a breve, medio e lungo termine, e quindi le aziende devono strutturarsi per ripartire in sicurezza, sempre però purtroppo tenendo ancora lo sguardo ancora più proiettato verso il futuro in modo ampio, perché l'incertezza regna sovrana, quindi non possiamo ancora basarci su notizie e previsioni certe. Questo lo diciamo sempre, sempre, sempre. Allora, anche questi spazi sono, diciamo, in questi spazi è utile avere la vostra view, se siete relativi a un settore particolare, volete dirci la vostra, insomma, poi riguarda tutti i settori. Fateci sapere come state cercando di ripartire in questo momento e soprattutto che idee avete rispetto al futuro dell'Italia. Io tra poco vi racconterò un po' la premessa da cui partiremo per questo spazio. Intanto Covid-19 e sospensione dei licenziamenti, quindi la proroga dei licenziamenti, anche questo è un argomento molto trattato, ma cerchiamo di capire se potrebbe essere un boomerang, se potrebbe esserci qualche rischio. Saluto Erika Chiaramonte e Barbara Cito, rispettivamente partner e salary partner dello Studio Legale Lombardo. Grazie per essere con noi oggi. Grazie a voi, buongiorno. Allora, molto interessante questo argomento perché sappiamo bene, appunto, il governo, proprio per fronteggiare insomma, le conseguenze dell'emergenza epidemiologica, ha messo in atto una serie di provvedimenti, tra cui anche il blocco dei licenziamenti. Però la domanda, insomma, da cui vorrei partire anche con le mie ospiti è questa: ma il lavoro si può davvero difendere o creare per decreto? Fanno riflettere indubbiamente le percentuali legate al tasso di disoccupazione. Io volevo riportare in evidenza quella dell'Unione Europea, proprio di tutta la zona euro. La disoccupazione l'anno prossimo dovrebbe schizzare all'11,6%, doppia cifra. Sappiamo molto bene che cosa significa. Tutta la situazione che stiamo vivendo ci ha portato a considerare che la crisi è sistemica. Questa è un'altra parola chiave, e appunto dobbiamo capire se le soluzioni che si stanno mettendo in atto in questo momento potranno darci delle soluzioni anche a medio e lungo termine, no? Questo è un po' il punto di partenza. Oppure non è necessario ripensare la situazione attraverso altri aspetti, che appunto vado subito a chiedere alle mie ospiti, cioè partirei da Barbara Cito. Avvocato Cito, se è d'accordo, io le chiedo subito, a beneficio del nostro pubblico, di inquadrare il perimetro della disciplina, così diamo qualche dato certo. Potrebbe circoscrivere il divieto di licenziamento dei lavoratori, e quindi quali lavoratori coinvolge? Così partiamo da qui, dalle categorie, ecco. Sì, sicuramente il blocco dei licenziamenti è stata la prima previsione che era volta ad attenuare quelle che erano le possibili conseguenze negative dell'emergenza sanitaria. Si cercava di tamponare durante il lockdown quella che era una esigenza di tutela occupazionale. Il decreto Cura Italia ha previsto per primo il blocco dei licenziamenti per la durata di 60 giorni. L'oggetto di questo blocco però è soltanto limitato alle procedure collettive di licenziamento, e vi è anche la previsione di una sospensione di quelle che erano già state avviate nel periodo dal 23 febbraio, e poi ha ad oggetto i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, quindi con esclusione dei licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo. E questo ha comportato in effetti alcuni casi di contestazioni disciplinari anche abbastanza pretestuose, pur di cercare di aggirare l'ostacolo. Certo. Ecco, perché poi, scusi, le faccio già una precisazione con un sorriso: si cerca sempre di aggirare l'ostacolo, e quello è il problema principale, uno dei problemi principali, mettiamola così, avvocato.
Sicuramente. Il problema poi è stato anche delle interpretazioni delle norme, perché l'oggetto in alcuni casi è ben delimitato, in altri ha provocato dubbi e perplessità. Diciamo che sicuramente sono esclusi i collaboratori domestici, ce lo dice la norma e ce lo dice anche quella che è la caratteristica del libero recesso nell'ambito di questi rapporti. Sicuramente sono esclusi i rapporti co-co-co perché non si tratta di un rapporto di lavoro dipendente, bensì parasubordinato. Però per alcune altre categorie sono sorte dei dubbi e delle perplessità. Certamente è possibile continuare a licenziare nel caso di superamento del periodo del comporto. Unica eccezione, non ne possiamo calcolare in questo periodo la malattia da Covid e neanche il periodo di quarantena e quello di chiusura Sì, domiciliare. sì, sì. Questi casi non rientrano nel comporto, però vi sono altri casi che sono rimasti abbastanza dubbi. In primis il problema dell'applicazione del divieto anche ai dirigenti. Diciamo subito che sicuramente il divieto vale per i licenziamenti collettivi dei dirigenti. Ma ci si sono posti dubbi su quello che è invece il motivo oggettivo, perché in realtà se io parlo di licenziamento individuale, posso per i dirigenti parlare di giustificato motivo oggettivo e quindi indicarli compresi nel divieto? A mio avviso no, e quindi vi do già la soluzione a cui in realtà è pervenuta poi la dottrina in questo momento, anche perché i dubbi erano nati con il decreto Cura Italia, ma il decreto rilancio non ha poi provveduto ad ovviarli, dichiarando espressamente che non rientrava il blocco dei licenziamenti anche per la categoria dei dirigenti. E quindi questo in un primo momento aveva provocato delle perplessità in quanto non si capiva questa discrasia tra l'inclusione dei dirigenti nel blocco dei licenziamenti collettivi e poi l'esclusione nel caso in cui si parlasse di un licenziamento individuale. Certo, In diciamo è realtà corretto dire che sono lasciate delle cose in sospeso. sì, a volte in tutta questa disciplina emergenziale non si è cercato di chiarire i dubbi che si erano creati magari con il decreto precedente, ma si è lasciato o agli interpreti stessi o in molti casi a circolari, anche addirittura dell'INPS e dell'INAIL, che comunque non sono fonti di legge primaria e quindi Esatto, lasciano il tempo che trovano di esatto. interpretazione. Esatto, sì, il problema è proprio quello, che poi anche, chiaramente è il periodo di emergenza, anche con la volontà e la fretta di andare avanti con i provvedimenti, magari alcuni sono stati lasciati in sospeso, appunto. Magari poi ci torniamo, avvocato Cito, molto, molto interessante questo punto di partenza. Allora, Erika Chiaramonte, facciamo un passo ulteriore, perché a seguito del blocco dei licenziamenti naturalmente sono sorti anche dei dubbi sulla sua applicabilità, quindi io faccio appello un po' alla vostra esperienza, in questo caso alla sua, per capire anche quali sono state le principali incertezze che hanno dovuto affrontare i clienti dello studio, cioè da dove sono partiti per la loro considerazione in questo momento. Durante questo periodo emergenziale, le principali problematiche affrontate dalle aziende e dai nostri clienti hanno riguardato la riorganizzazione e la gestione degli esuberi dei lavoratori. E proprio al riguardo, ad esempio, all'inizio della pandemia, ci hanno manifestato dei dubbi sulla possibilità di licenziare proprio in due casi specifici, così come riferiva prima la collega che parlava della difficoltà a volte di comprendere l'ambito di applicazione di questa disciplina. E queste due ipotesi sono state quelle del cambio appalto e della sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore alle mansioni che gli erano state assegnate. Per quanto riguarda il cambio appalto, che potremmo dire si sostanzia nella variazione della società appaltatrice nella gestione di un certo servizio esternalizzato da un'azienda committente, la legge di conversione del decreto Cura Italia, con un emendamento, ha modificato la portata dell'articolo 46 e in tema di cambio appalto ha previsto espressamente che la sospensione delle procedure collettive di riduzione del personale e i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo non fossero in realtà applicabili con riferimento a quei lavoratori oggetto di recesso, ma già impiegati in un appalto, che venivano riassorbiti a seguito del subentro di una nuova azienda appaltatrice
in forza di una norma di legge, di contratto collettivo nazionale del lavoro oppure di una clausola contenuta nel contratto di appalto. In buona sostanza si è introdotto proprio in questo modo una deroga al divieto dei licenziamenti, così da favorire il problema principale che caratterizza i cambi appalto, ovvero l'esubero dei lavoratori che sono impiegati nell'appalto stesso. Ma seppur pregevole negli intenti, il dettato normativo era poco chiaro, cioè era molto stringato e quindi ha fatto sorgere immediatamente un dubbio non di poca rilevanza, ovvero se in realtà il licenziamento da parte dell'azienda uscente dall'appalto fosse di per sé legittimo grazie soltanto alla previsione, ad esempio in una norma di legge o piuttosto direttamente nella clausola prevista nel contratto di appalto, ovvero in virtù della previsione di una clausola sociale, che sono quelle che garantiscono la stabilità dei livelli occupazionali. O se invece la legittimità di tale licenziamento dovesse subordinarsi alla effettiva riassunzione da parte della nuova azienda appaltatrice. E esattamente ricollegandomi a quanto poc'anzi detto dalla collega Cito, anche in questo caso il chiarimento è proprio avvenuto da parte dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, che con la nota 160 del giugno di quest'anno ha chiarito appunto che la legittimità di questi licenziamenti si avrebbe soltanto nella misura in cui la nuova azienda appaltatrice riassorba i lavoratori che erano impiegati precedentemente nell'appalto. Per quelli quindi che non vengono riassorbiti, permane il divieto di licenziamento, tanto che si suggerisce eventualmente alle aziende uscenti di ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale dove ve ne siano i presupposti. Se questo dubbio è stato fugato in questo modo, in realtà possiamo dire che analoga soluzione è avvenuta anche per quanto riguarda i dubbi sulla possibilità o meno di licenziare per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore alle mansioni che gli erano state assegnate. Le aziende di fatto hanno pensato subito di poter licenziare perché ricollegavano questo tipo di licenziamento ad un recesso per impossibilità sopravvenuta, ma in realtà è stato chiarito ben presto, anche in questo caso, sempre comunque con una nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, che per procedere a questo licenziamento si deve però valutare a monte l'impossibilità che questo lavoratore venga adibito ad altre attività, assegnandogli mansioni equivalenti o inferiori, anche nel rispetto del cosiddetto repêchage, e quindi sostanzialmente mediante anche una riorganizzazione aziendale, e dunque tenuto conto di quelle condotte aziendali che di fatto rientrano invece nell'ambito di applicazione del divieto di licenziamento e riconducibile quindi ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo. Ecco, lei, peraltro, avvocato Chiaramonte, lei ha usato una parola che è una parolina magica, tra virgolette, cioè cruciale sempre in questo discorso, la parola deroga. Io volevo partire proprio da qui, tornerei dall'avvocato Cito per questo motivo, perché credo che le deroghe proprio rendano ancora più complesso il quadro, no? Che stiamo delineando. Da un punto di vista legale è fondamentale farlo, perché da qui poi si possono fare tutti i ragionamenti del caso, perché rende ancora più complesso il quadro. Perché se è vero che un blocco c'è e c'è stato, però è altrettanto vero che a partire proprio d'agosto sono state messe in atto, introdotte più che messe in atto, tutta una serie di deroghe. Cerchiamo di ripercorrerle, no? Per capire quali sono state queste deroghe, avvocato Cito. Sicuramente finalmente con il decreto agosto sono state previste delle deroghe perché le aziende devono poter continuare a proseguire la loro attività o perlomeno devono poter essere in grado di licenziare laddove si tratti di cessazione dell'attività perché l'azienda è in liquidazione o addirittura di fallimento. E quindi queste deroghe sono state introdotte dal decreto agosto, ma soprattutto il decreto agosto ha previsto una possibilità di accordo che interviene tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale con l'azienda. Sulla base di questo accordo di incentivo all'esodo è previsto che il lavoratore aderendo all'accordo possa da una parte fruire di quell'incentivo all'esodo, ma dall'altra anche poter avere comunque accesso alla NASPI. Si tratta in realtà tecnicamente non di una vera e propria deroga al blocco dei licenziamenti, perché l'effettiva possibilità di un accordo non viene comunque intaccata dal blocco dei licenziamenti. Però
Però questo accordo è particolare perché dà comunque accesso alla NASPI, nonostante si tratti di una risoluzione consensuale, che quindi normalmente, a prescindere dalla previsione del decreto agosto, non darebbe la possibilità al lavoratore. La previsione è una previsione abbastanza scarna, non è prevista, stabilita una procedura particolare. Sicuramente l'unico requisito richiesto è il requisito soggettivo, cioè l'accordo di base deve intervenire fra l'azienda e quelle che sono le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Non è sufficiente un accordo con le organizzazioni sindacali aziendali. Sulla base di questo viene previsto un accordo che avrà l'indicazione di un termine attraverso il quale il datore di lavoro può far accedere i singoli lavoratori e quindi contemperare gli opposti interessi. Da una parte la necessità per l'azienda di cominciare una riorganizzazione aziendale alla luce di un lungo termine di blocco di licenziamento e dall'altra poter tutelare nel migliore dei modi il lavoratore che ha diritto sia a quell'incentivo all'esodo che all'accesso alla NASPI. Quindi è abbastanza interessante come soluzione e ci è capitata in molti casi di doverla affrontare in questo periodo. Sicuramente il problema è uno, quello che è una possibilità per delle aziende di media e medie grandi, sicuramente non per la microimpresa. Assolutamente sì, peraltro un altro problema, e torno anche così dall'avvocato Chiaramonte, un ulteriore, noi stiamo parlando di licenziamenti, va bene, di deroghe, di blocco, eccetera, però dobbiamo considerare che stiamo assistendo quotidianamente proprio a causa delle emergenze e della crisi alla chiusura di tante attività economiche, questo è un grosso problema, io continuo a sostenere che sono tutte questioni con le quali faremo i conti effettivi solo tra un po', adesso possiamo semplicemente. Semplicemente, perdonatemi questo termine molto che semplifica la situazione, ma semplicemente parlarne. Cosa succede in caso di cessazione definitiva dell'attività di impresa e naturalmente di fallimento? Come hai evidenziato da poco la collega, dall'inizio della pandemia fino ad agosto, proprio per effetto del generalizzato blocco dei licenziamenti, che è stato ritenuto proprio eccessivamente rigido e contestato per tanti aspetti, in realtà non era possibile licenziare neanche in caso di irreversibile crisi di impresa, con tutte le permettetemi il termine, paradossali conseguenze che ne sarebbero potute derivare. E in realtà, proprio con il cosiddetto decreto agosto, in particolare con l'articolo 14 del decreto 104, invece sono state introdotte, e ritorniamo al termine deroghe, per l'appunto due deroghe al divieto di licenziamento, seppur con dei stringenti paletti, in quanto è previsto che si possa procedere al licenziamento in caso di cessazione dell'attività di impresa, soltanto allorquando però questa sia una cessazione definitiva. Quindi non sarebbe legittimo licenziare neanche nel caso in cui ci sia soltanto una cessazione parziale. Quindi una chiusura di soltanto una o più unità produttive o di uno o più reparti, e peraltro non deve essere prevista la continuazione neanche parziale dell'attività di impresa. Inoltre, il governo ha previsto che si possa legittimamente licenziare soltanto nel caso in cui poi vi sia, a seguito della chiusura, la liquidazione dell'impresa. E ovviamente questo ha comportato nuovamente dubbi interpretativi, se si tiene conto del fatto che molti datori di lavoro all'interno del nostro paese non rivestono la forma societaria, ma bensì quella individuale. E se pensiamo a realtà proprio quali quelli degli studi professionali che non sono neanche considerati delle imprese. A questo poi si aggiunga anche che se un'impresa occupa più di 15 dipendenti dovrebbe ricorrere a quelle procedure collettive di riduzione del personale che in realtà sono attualmente oggetto di sospensione. Quindi lasciando ancora una volta alcuni dubbi e vuoti normativi che devono poi essere risolti nel tempo. Inoltre, sempre perché questa normativa emergenziale
tangenziale e pacificamente volta a tutelare i posti di lavoro, un'altra ipotesi per cui non è legittimo licenziare è invece quella delle liquidazioni che comportano la cessione quindi a terzi di blocchi di attività o comunque di beni che possano considerarsi come cessione di ramo di azienda ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, proprio perché in questo caso il legislatore ha voluto evitare che con un frazionamento dell'attività produttiva si giungesse appunto ad aggirare il dettato normativo. Peraltro, come abbiamo detto, è stato, mi permetto anch'io di dire, fortunatamente introdotta la possibilità di licenziare in caso di fallimento delle aziende. Tuttavia, anche in questo caso però sono stati previsti dei limiti abbastanza stringenti e quindi il fallimento non deve essere seguito dall'esercizio provvisorio dell'attività di impresa. Quindi laddove vi fosse anche via parziale se ne deve poi disporre la cessazione. E se vi è un esercizio provvisorio soltanto di alcuni rami di azienda, in quel caso tutte le attività ricomprese in quello non sarebbero, quindi non godrebbero di questa deroga al divieto dei licenziamenti. Peraltro ci permettiamo di dire come sia pacifico che nonostante si richiami soltanto il fallimento, in realtà questa previsione normativa si possa applicare a tutte le procedure concorsuali che rispettano il dettato normativo, quali i concordati, quindi senza continuità aziendale. Certo, ecco, avvocato Citto, è chiaro che dobbiamo cercare di capire se si può o si potrebbe arrivare ad evitare lo scenario che abbiamo appena evidenziato, cioè quello della chiusura, no, di tante attività commerciali. Il blocco dei licenziamenti che problematiche pone? E soprattutto è pensabile poter pensare, cioè è ipotizzabile poter pensare che insomma, le aziende possano riorganizzarsi e quindi prevedere di conseguenza nel contempo delle alternative ai lavoratori rispetto appunto, cioè forme di tutela alternative rispetto al divieto di licenziamento che da solo evidentemente non basta, cioè porta con sé comunque tanti punti interrogativi. Sicuramente il blocco del licenziamento è nato dall'esigenza di tamponare una problematica nel momento del lockdown. Quindi le diverse proroghe che hanno poi portato addirittura ad un blocco dei licenziamenti che durerà praticamente un anno, perché l'ultima proroga è al 31 gennaio, ma già si parla di allungare il termine fino a marzo, rendono necessaria l'esigenza di verificare l'effettività dei risultati del blocco dei licenziamenti e soprattutto di verificare quelle che sono le problematiche che si sono poste fino ad ora. Intanto la norma è stata una norma che è stata adombrata da dubbi di costituzionalità, in quanto va ad incidere in maniera profonda su quella che è la libertà di iniziativa economico-privata del datore di lavoro, costituzionalmente garantita. D'altra parte è pur vero che c'è uno stato di emergenza, ma in alcuni casi il susseguirsi di norme non è andato collimando l'una con le altre, quindi la mancanza di coordinamento ha portato ad un blocco dei licenziamenti che addirittura arrivava ad un termine successivo a quello dello stato di emergenza. Per cui, opportunità di prevedere un coordinamento tra le norme, opportunità di poter dare alle aziende la possibilità di rispettare quel termine ma rimanendo in vita. Quindi, laddove non ci fosse la cassa integrazione fino alla possibilità di licenziare, questo comporterebbe una vera e propria problematica. E questo è accaduto. È accaduto laddove le aziende si sono trovate costrette, ad esempio, all'indomani del decreto rilancio a non poter licenziare fino al 17 agosto, ma non potevano fruire delle ultime 5 settimane di cassa integrazione perché quelle erano utilizzabili soltanto da settembre. È vero che qualcosa si è fatto, si è previsto un termine mobile che però ha provocato altre problematiche. In effetti, in questo momento, quello che è necessario comprendere è che non può esserci più soltanto il blocco del licenziamento. All'atere devono esserci una serie di norme. È stato previsto qualcosa con il decreto agosto, ce l'ha detto la collega Chiaramonte, riguardo a quella che è la possibilità di licenziare durante il fallimento o cessazione di azienda. Ho parlato dell'accordo di risoluzione consensuale che per quanto ci riguarda è stato utilizzato da molte imprese, ma di grandi dimensioni. C'è la previsione di un esonero contributivo che quindi comunque può facilitare, però sicuramente bisogna fare altro perché bisogna capire, a mio avviso, che questo
questo momento. Non si tratta più di contemperare gli opposti interessi del datore di lavoro e del lavoratore, perché l'interesse è unico, quello di sostenere l'impresa e l'economia per i riflessi che poi ha sulla. È certo, assolutamente sì. Avvocato Chiaramonte, una battuta conclusiva per lei che poi ci riporta alla grafica, al titolo che abbiamo voluto dare a questo spazio, che penso che sia una domanda che tanti si pongono. Peraltro stanno arrivando anche delle domande per voi. Io invito i nostri telespettatori a prendere contatto con lo studio legale Lombardo direttamente, perché davvero possono darvi tutte le domande da questo punto di vista che è fondamentale. Cosa accadrà quando il blocco dei licenziamenti cadrà? Una domanda da 100 milioni di dollari, potrebbe essere un effetto boomerang, così prendiamo le parole appunto che vediamo in sovrimpressione. Mi permetto purtroppo di dire che il rischio di un effetto boomerang sia concreto, perché si deve prendere in considerazione che le imprese sono oramai da quasi 10 anni, da 10 mesi oramai ingessate a causa del blocco dei licenziamenti. Non è stato per loro possibile riorganizzarsi. Basti pensare che persino le aziende che sono state danneggiate dal Covid non hanno avuto effetti sul fatturato, non hanno comunque potuto licenziare. Si pensi al fatto che, proprio per quanto ho detto prima, che appunto la sopravvenuta idoneità fisica del lavoratore è riconducibile ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, ha impedito il licenziamento. Quindi vi sono aziende che pur non potendo riorganizzarsi e quindi assegnare diverse mansioni ai lavoratori ne hanno dovuto sostenere il costo. È abbastanza evidente che quando questo blocco cesserà si avrà un numero evidentemente molto elevato di licenziamenti ed è inutile quindi negarlo, se solo si pensa che sono proprio le stesse parti sociali, le associazioni maggiormente rappresentative di categoria, che parlano proprio di un dramma sociale e urlano quindi a gran voce la richiesta che in realtà il blocco dei licenziamenti prosegua fino alla cessazione della pandemia. Quindi si temono appunto questi licenziamenti, ma mi collego a quanto abbiamo detto prima. Questa doveva essere una disciplina legata al periodo emergenziale, legata alla fase 1, legata al lockdown. Sicuramente ha il pregio di voler tutelare i lavoratori, ma ad oggi è fondamentale anche pensare che la tutela dei lavoratori passa per la tutela dell'attività di impresa, perché poi saranno le aziende che dovranno mantenere in forza quei lavoratori o che dovranno riassumere. E quindi proprio per evitare, anzi, diciamo che evitare l'effetto boomerang sarà impossibile, ma quantomeno eliderne gli effetti, quindi cercarne di ridurre gli effetti, dovrebbe quindi comportare una serie di interventi. Alcuni sono stati fatti, si pensi che comunque dal decreto agosto si inizi a parlare di agevolazioni contributive, oppure anche di riduzione del costo del lavoro per quelle aziende che non sono state danneggiate dal Covid, ma molti altri interventi dovranno, a mio avviso, avvenire quanto prima. Si deve portare avanti delle politiche attive che garantiscano livelli occupazionali, andare a riguardare ad esempio la contrattazione, quale ad esempio la disciplina proprio dei contratti a termine. Una serie di interventi sostanzialmente che cerchino di garantire la ripresa economica delle aziende, che mantengano livelli occupazionali e che quindi nel lungo periodo, mantenendo in forza i lavoratori o quantomeno garantendo l'assunzione dei più giovani, consenta nel lungo periodo di evitare questo effetto boomerang. Certo, ecco. Beh, che dire, bisogna navigare a vista cercando di colmare questi spazi, insomma, potrebbe essere, come dire, una frase, anche se è molto limitata rispetto alle questioni che abbiamo affrontato, però, insomma, informarsi e capire quali sono i margini entro quali possiamo muoverci, è corretto? Assolutamente sì, Entra Perfetto, perfetto. assolutamente Era una sì. domanda, diciamo, corale in conclusione di intervista. Io ho già detto appunto ai nostri telespettatori, visto che hanno scritto, hanno chiesto anche cose, diciamo, sempre relativi al tema dei licenziamenti, ma diverse, ma di mettersi in contatto con voi. Poi, se avrete piacere, insomma, ci rivediamo presto sulle fonti TV, magari proprio per allargare lo spazio di indagine insieme alle notizie che arriveranno da adesso in avanti. Quindi io ringrazio Erika Chiaramonte e Barbara Cito, partner dello studio legale Lombardo, e al prossimo appuntamento qui sulle fonti TV. Grazie a voi. Grazie, grazie a voi. Grazie a entrambe per averci chiarito questi aspetti, sicuramente un po' più macchinosi, ma importantissimi. Andiamo in pubblicità, tra poco torniamo in diretta.